Matteo, com'è nata questa iniziativa, questa idea? Ma è nata nei giorni successivi all'incidente che ha visto la morte, la scomparsa di Emanuela Guddemi, Giovanni Ragusa e della piccola creatura che Emanuela attendeva nel suo grembo. Quindi, quando ho letto su un giornale locale un titolo molto efficace, Tre vite spezzate, un giornale che ha ricordato appunto questa triplice tragedia, mi è venuto in mente di ricordare almeno la persona che avevo conosciuto, cioè Emanuela Guddemi, attraverso un po' la raccolta dei suoi scritti sul giornale locale Paese Mio, attraverso la raccolta di testimonianze, che ho trovato abbastanza facilmente perché diverse persone poi nel giro di pochi giorni mi hanno mandato le loro brevi o più lunghe testimonianze, e poi attraverso un po', la cronaca dei fatti, quindi raccogliendo quello che era la notizia, quella che era stata pubblicata sui diversi giornali. Quindi è venuto fuori questo testo di 180 pagine circa, dove insomma, emerge la figura di Emanuela, una ragazza, una donna, una giovane moglie e mamma, che ha dato tanto alla realtà liberese, non solo perché oltre all'impegno giornalistico era impegnata nella Caritas cittadina, poi era impegnata anche nel sociale e nella vita ecclesiastica, perché aveva operato benissimo per la pastorale nella sua parrocchia e per il canto a cui dedicava tanto tempo, oltre che una grandissima donna di preghiera, perché molte persone hanno testimoniato di questa sua vicinanza alla preghiera, alla quale dedicava diversi minuti al giorno, in particolare il Santo Rosario, che faceva con piacere anche in gruppo. Infatti il titolo Ogni momento un dono di Dio è indicativo anche della figura dell'impegno di Emanuela. Sì, questo titolo del libro, Ogni momento un dono di Dio, riprende una frase che lei amava molto, e la prima parte del titolo, Ogni momento è un dono, è già un titolo di un testo che esisteva, che Emanuela leggeva con molto piacere ed interesse. Io mi sono permesso di aggiungere di Dio per specificare chi è l'autore di questo dono, no? Chi ci dà questo dono ogni istante della nostra vita. Questo richiamo alla divinità è proprio una cosa costante che emerge nella vita di Emanuela, perché la fede l'ha accompagnata dalla primissima infanzia fino all'incidente, alla morte. Un anno senza Emanuela, senza Giovanni. Tu hai fatto questo lavoro, conoscevi meglio Emanuela, però hai detto anche chi volesse fare qualcosa di simile anche per Giovanni, io sono pronto a dare il mio contributo. Ecco, sì, io mi sono dedicato a raccogliere questi materiali per ricordare Emanuela, anche perché Giovanni ho avuto modo di conoscerlo pochissimi minuti in due o tre occasioni diverse, quindi non lo conosco molto bene. Faccio un appello attraverso le telecamere di RMK a persone locali di Ribera, giornalisti locali che vogliono scrivere qualcosa su Giovanni, avendolo conosciuto meglio di me, e per quello che mi è possibile darò il mio contributo in qualsiasi modo. E poi mi piacerebbe nel corso del tempo, magari durante il prossimo anniversario, cioè entro luglio prossimo, incrementare questo testo con delle foto e con ulteriori testimonianze e con ulteriori notizie che verranno fuori anche alla luce di alcune iniziative e di belle iniziative che verranno portate avanti, che sono anche in qualche modo state annunciate durante l'anniversario, durante la celebrazione dell'anniversario in Chiesa Madre a Ribera, che ha visto la partecipazione di tantissime persone provenienti non solo da Ribera ma anche da paesi vicini, e che ha visto anche la lettura verso la fine della messa, la conclusione della messa, di tre bellissimi testi. In particolare ricordo con emozione quello che ha letto una amica intima di Emanuela, Enza, che ha emozionato un po' tutta la Chiesa, che abbiamo